Sesso, finalmente espugnato il Palatrento, quest'anno non era stato mai violato. La Lube vola sul 2-0, grande dimostrazione di forza della Lube che non si è abbattuta nemmeno dopo i 4 match ball annullati nel quarto set. È proprio questo, dobbiamo capire che non lo dobbiamo fare se vogliamo essere una grande squadra. E in momenti importantissimi come 24-21 per noi il quarto set, dobbiamo capire che dobbiamo chiudere subito la partita. Invece noi abbiamo mollato un pochino e l'abbiamo perso. Quindi adesso siamo stati bravi veramente di vincere il quinto set, però adesso dobbiamo pensare per la prossima partita che sarà molto più difficile secondo me anche di questa di oggi. È stata una bella maratona però, primo, terzo e quarto set tutti ai vantaggi, poi solo nel tie break c'è stata la differenza. Sì, assolutamente, Trento per ancora una volta hanno fatto vedere che loro non mollano e noi invece per un'altra volta abbiamo fatto vedere che noi siamo una squadra che batte fino alla fine, però dobbiamo far capire a tutti che contro di noi veramente si deve, cioè per farci vincere contro di noi si deve giocare veramente oltre le loro possibilità. Ci avevi detto in una precedente intervista che chiedevi qualcosa in più al tuo servizio, nel tie break sono venute fuori 3 ace dirette. Va bene, non importa cosa è venuto in tie break, importa che ancora la mia battuta non è quello che voglio io. Quindi secondo me ci sono ancora tante riserve di quelle che posso aiutare ancora tantissimo alla squadra con la mia battuta.